volta che sono andato a lavorare ho capito che il lavoro mi piaceva ed era forse quello che avrei voluto fare, però non ero soddisfatto perché comunque era un lavoro abbastanza di routine, era un ristorante tradizionale dove si facevano 250 persone al giorno, dove c'era il carrello dei bolliti, il carrello degli arrosti, la griglia, però insomma non era male. Eccola qua, la crema, non so se si vede, ma magari la mettiamo qui in questo modo, mentre che questo scotta, mettiamo qua, detto che è caldo. Ah, ok. Abbiamo colorato la nostra crema, finiamo con un pizzico di sale. Fa partire anche il riso, intanto. E questo è la crema all'olio extravergine d'oliva con garusoli e germogli di piselli. Beh, un applauso glielo facciamo. Allora, riso. Allora, qui abbiamo fatto un piatto che ci vuole circa mezza giornata per metterlo, per farlo. Perché? Perché bisogna prima far pulire le sepie, farle cuocere, separare, farle raffreddare, unire il tutto, far riposare la crema, metterla dentro il contenitore, farla di nuovo scaldare e poi servirla. Perciò un piatto, chiamiamolo elaborato. Qui invece abbiamo un piatto semplicissimo. Perché? Perché la cucina è fatta anche di cose semplici, non è che se non è complicato non è fatto bene o non è buono o peggio ancora non è nobile. Quello che noi dobbiamo cercare di valorizzare è il sapore e qui ci siamo riusciti perché abbiamo portato l'olio extravergine d'oliva come ingrediente principale del piatto. Qui il tema qual è? Qui il tema è la lenticchia. La lenticchia, che è un prodotto fantastico, queste sono di col fiorito, piccoline, verdi. Anche la lenticchia, se non lo sapete, ha una scadenza e soprattutto va, quando viene raccolta, è bello vederla perché ha un profumo incredibile. E un giorno facendo una prova su una pasta a base di farina di lenticchie che non ci piaceva, abbiamo avuto un'idea. Usiamo la farina di lenticchie come ingrediente da mettere sopra un riso. Perché? Perché il risotto è neutro. Risotto, facciamo un risotto diciamo normale, perciò facciamo un soffritto, facciamo riso, facciamo tostare, facciamo cuocere con dell'acqua, passa un po', bravo, bagna bene anche quello di più, e facciamo un risotto classico. Alla fine però non andremo a metterci burro e parmigiano, ma lo manticheremo con l'amido di riso, per cui faremo un risotto mantecato ma con la farina. E poi sopra andremo a metterci queste lenticchie, però le lenticchie vanno prima tostate, perciò vanno fatte cuocere in padella o in una pentola sulla piastra e vanno tostate veramente tanto in maniera che si senta il sapore della tostatura. Una volta che sono tostate si fanno macinare in un mixer in maniera forte, ancora quando sono calde, poi vengono filtrate e il risultato è quello di ottenere una polvere che è una farina di lenticchie cruda.
ok? È molto impalpabile, molto leggera, molto soffice e ha un profumo che è incredibile, perché il profumo che emana sembra quasi pepe da quanto forte è, ma in realtà è il sapore vero delle lenticchie. Perciò si fa tostare tantissimo la lenticchia, quando è tostata completamente si va a macinare, a frullare e poi andiamo a setacciare per ottenere questa polvere. Adesso do una mano ad Alessandro a fare il risotto, se no mi sa che qualcuno non mangia. Carlo, posso far servire il vino intanto? Sì, sì. Allora, serviamo il vino. Il vino invece c'è. Carlo ha scelto, lo ha voluto assaggiare in prima persona e ha scelto un bel Re Fosco dal peduncolo rosso, quindi un vino classico del nostro territorio che incarna sia il Friuli Venezia Giulia che il Veneto ed è di Besic, quindi adesso ringraziamo anche gli operatori, anzi i professionisti della FISA che si sono offerti per essere qui presenti e adesso vi serviranno il vino, mi raccomando tenetelo anche per il piatto, non bevetelo tutto. Ci sono? Ci sono. Ok. Che cos'è l'amido di riso? L'amido di riso, farina di riso, è una polvere sottilissima che viene fatta con gli scarti del riso e serve per addensare, per cui invece di aggiungere dei grassi e dei sapori che poi andrebbero a fare il nostro risotto, andiamo a mettere questa. Che cosa serve? Serve solamente a legare, a far sì che il riso sembri mantecato, ma in realtà non c'è la mantecatura, non c'è il formaggio, c'è solamente la farina di riso. Questo perché? Perché questo ci lascerà il nostro risotto più neutro, che è quello che vogliamo, per far emergere il sapore della lenticchia, ok? Che è quello che ci interessa sempre quando facciamo un piatto, che sia semplice, che sia complicato, è quello che andiamo a servire. Cioè, se serviamo un piatto a base d'olio d'oliva, ci devo trovare l'olio d'oliva. Se servo un piatto a base di carne, deve esserci la carne, cotta bene magari, ma deve essere carne. Se servo un risotto con le lenticchie, quello che mi interessa è sentire la lenticchia, ma non in maniera tradizionale come la conosciamo tutti, cioè bollita, fatta brasata, no, la preferisco cruda a questo punto, anche se poi un po' di cottura ce l'ha perché la tostatura aiuta molto, e soprattutto che venga fuori. Oltretutto la polvere, essendo una polvere e un riso molto morbido, girando vi creerà il piatto, per cui la potete assaggiare in maniera distinta, separata dal riso, facendo attenzione che non vi vada su dal naso perché sennò viene a starnutire come il cacao, oppure girandola. Ed ecco che il piatto si compone, un piatto semplice, un piatto anche se vogliamo povero, ma inaspettato, perché comunque sono cose semplici, ma sono cose che hanno un gusto che non abbiamo mai sentito. Magari se riusciamo facciamo passare un barattolino magari con della polvere, così lo sentono tutti. Ma iniziamo dalle signore. No, non vorrei loro. Mettiamo un po' di acqua e prepariamo intanto il nostro... Andiamo da questa signorina, la nostra polvere. Buono? Allora, bravo? È bravo? Ah, è bravo, è bravo. La signorina ha detto che è buonissimo, eh? Sì, e quello che cerchiamo sempre di fare è di servire qualcosa che sia unico, no? Cercare di valorizzare che sia un ingrediente povero, un ingrediente nobile, ma sempre quello di valorizzare esattamente quello che stiamo servendo, che poi è il nostro compito, no? Non è solamente quello di fare le cose complicate per pochi. Secondo me queste cose ci siano.
facciamo tirare fuori quei piatti, ci mettiamo qua, prendi là, vai, gira, così, perfetto. E di qua? Siamo quasi a tre quarti della cottura del risotto, per cui fai un po' un giro così lo fai magari. Siamo ormai alla fine, andiamo ad aggiungere l'amido, ne aggiungiamo un paio di cucchiai alla volta perché tira subito, poi lo vedrete. L'amido del riso è facile da trovare in commercio, no? Capo. Sì, noi l'amido del riso tante volte lo usiamo anche per fare il fritto, lo usiamo per fare la pastella, perché essendo sempre farina ma molto più, diciamo, meno impastosa, lascia il fritto anche migliore, per cui spesso lo usiamo anche nella frittura per fare la pastella. Passa con i gas lì.